Dal 25 al 29 luglio 1944 l'Alta Valle Tanaro in provincia di Cuneo fu oggetto di una serie di rastrellamenti da parte dell'occupante tedesco che cercava uomini da deportare in Germania come forza lavoro, sfruttando la presenza di fabbriche chimiche e meccaniche e di miniere con manodopera specializzata. Più voleva riaprire la fondamentale strada di collegamento tra Piemonte e Liguria e con una manovra tenaglia eliminare le forze partigiane presenti. I primi scontri a fuoco furono sul colle San Bernardo Garesio, con i partigiani costretti a ripiegare. Con l'ingresso in città ci furono i primi morti. Piantino Dionigi, freddato da un cecchino tedesco davanti alla chiesa del borgo, la tabacchina Aurelia Salvatico, uccisa senza motivo davanti alla Lepetì, e cantoniere del Colle San Bernardo Luigi Giuseppe Correndo, accusato di essere un partigiano. Iniziarono così giorni di orrore anche a Nucetto, Bagnasco e Priola, che culminarono nell'eccidio di Pievetta del 25 di luglio, con la frazione incendiata e ben 17 vittime tra i civili. I numeri sono impietosi. 30 fucilati, 430 ostaggi catturati, 122 partiti per la Germania, di cui 54 fortunosamente riescono a fuggire durante il lungo viaggio. Saranno 68 i deportati nei campi di lavoro tedeschi, la grande maggioranza in quello di Cala, in Turingia, nel complesso denominato Reimag, e di questi morirono in 17. Due giorni, 27 e 28 di luglio, gli ex alleati cercarono in ogni casa di Garesio tutti gli uomini, ottenendo scarsi risultati. Uno dei fuggitivi, il partigiano garibaldino Oreste Petacchi, morì colpito da un cecchino vicino al fiume Tanaro. L'ordine dato era perentorio: portare tutti nel salone dell'albergo Miramonti, sede del comando tedesco, e ora Ruder. Così, alle 7 del mattino del 28 di luglio, due ufficiali della Gestapo entrarono in Lepetì, la storica fabbrica chimica di Garesio, il cui proprietario Roberto Lepetì era accusato di aiutare la resistenza. Qui iniziarono lunghi interrogatori e i dipendenti furono chiusi nel magazzino e solo gli ultra cinquantenni furono liberati. 5 i fucilati nel cortile del Miramonti: Stefano Gazzano, Anselmo Battaglia, Domenico Salvatico, Giacomo Dello e il fortunato Giuseppe Campero, che si salvò miracolosamente sotto la pioggia. Il mattino successivo, il 29 di luglio, avvenne la partenza in treno verso la Germania. I 44 garessini si unirono ai 30 rastrellati delle frazioni di Piangranone e Bursecco e della vicina Priola, una quarantina di persone a Bagnasco e 12 di Nucetto. Molti riuscirono a scappare dal treno e nei modi più diversi. A Savona furono costretti a firmare un foglio in bianco di lavoro, poi subirono il carcere di San Vittore a Milano, dove la signora Hilda Lepetì, moglie di Roberto, morto poi a Mauthausen nel maggio 1945, portò loro un prezioso pacco di indumenti e viveri, che le aiutò proprio durante l'internamento. Al Brennero erano rimasti in 68, una decina di loro fu spedita nel bacino del Reno, gli altri a Cala. Abbiamo raccolto le loro testimonianze dai libri di Renzo Amedeo, storico e partigiano, ex sindaco di Garesio, che aveva intervistato molti dei sopravvissuti. E per il giorno della memoria 2020 abbiamo sentito alcuni dei figli dei deportati, come Giuseppe Canavero, Giovanni Chiotti e Elvio Marchetto. Nei loro ricordi quei tristi momenti in cui avevano detto addio ai loro padri, e l'infinita gioia nel vederli tornare, magri, feriti nell'animo e malati, ma vivi. I loro racconti erano terribili. Turni di lavoro massacranti, la solidarietà tra compagni e tanta sofferenza. Freddo, fame, pidocchi e anche una misteriosa malattia dopo un lauto pranzo. I lavoretti delle famiglie tedesche dei paesi vicini al campo e qualche piccolo segnale di amicizia. Il 16 aprile avvenne la liberazione da parte degli americani ed iniziò un lento e difficile ritorno a casa, durato in alcuni casi anche mesi.
Addirittura qualcuno tornò a Garesio a luglio o agosto. Molti di loro morirono di malattia in Germania o anche al ritorno in patria. 17 deportati del Reichstag scomparsi, i 6 garessini. Ad Elmau un fosso, lasciato nel campo di Cala in stato di reperimento a soli 17 anni, morì il 18 luglio nell'ospedale di Hummelsheim. Luigi Cadenasso, caduto da un'impalcatura non molto alta a 43 anni. Alfredo Giacomo Cristoforetti, suo coetaneo, deceduto a fine dicembre 1944 nell'infermeria dove era ricoverato in gravissime condizioni. Germano Severino Fazio, leva 1900, caduto sul lavoro, ucciso dai suoi aguzzini a inizio dicembre. Antonio Reggio, trovato morto al mattino del 10 febbraio nella sua branda, sfinito dalla sofferenza. E il cameriere Giovanni Rossella, scomparso a 31 anni per via di un'infezione al piede nell'agosto 1945 nell'ospedale di Steintal. Con loro due abitanti di Casario, frazione di Priola, Giulio Stellardo, 42 anni, e Angelo Alessandro Rosso, 43 anni, morto al ritorno in Italia per via dei maltrattamenti subiti. Altri tre, nati a Garesio e rastrellati a Bagnasco, morirono a Cala nei primi mesi del 1945. Giovanni Battista Giacomo Borgna, 34 anni, Domenico Bozzo, i suoi 19 anni, e Giovanni Corrado, 36 anni. Della Valle Tanaro anche Luigi Ingaria, nativo di Massimino, 39 anni. I bagnaschesi Carlo Boffredo, classe 1900, morto in un ospedale di Wilmer a fine aprile. Nello stesso mese scomparve anche Carlo Perino di Nucetto, ugual sorte per Giuseppe Aschieri, 40 anni, e per il 19enne Giovanni Mattei.